Marietta investigates scene 2, take 1. Quali saranno i cartoni animati televisivi del futuro? Ne hanno discusso al Cartoon Forum a Tolosa in Francia i protagonisti dell'industria europea dell'animazione in questo evento arrivato alla 24esima edizione e dedicato all'incontro tra produttori, finanziatori e distributori. Quest'anno sono stati presentati 68 progetti e hanno partecipato 850 professionisti del settore. Riceviamo sempre un centinaio di progetti. C'è un comitato che li seleziona in base alla maturità del progetto e al suo potenziale economico. Il Cartoon Forum è un evento dedicato agli affari, ecco come funziona. Give us a story! Story! Di mattina e a mezzogiorno vengono proiettati trailer delle serie TV selezionate e poi vengono presentate in dettaglio nelle diverse sale. An explosion? Qui i produttori danno una spiegazione più approfondita del loro progetto, l'audience che intendono raggiungere, lo storyboard, i personaggi, lo stile della grafica, il costo stimato, cosa si aspettano i produttori dai futuri coproduttori. Wow, e dopo la presentazione c'è l'Extra Time Corner, un momento dedicato al primo contatto con i produttori. Tra le serie presentate questa belga olandese, tre ninja impegnati nel servizio consegna ovunque e ogni ora. Dal 1990 questo evento ha aiutato 500 serie animate a ottenere finanziamenti per un totale di oltre 2 miliardi di euro. Quanto si augurano di ottenere anche gli ideatori dei tre ninja? Stiamo ancora cercando i finanziamenti e cerchiamo coproduttori, distributori ed emittenti interessati alla storia del progetto. Cerchiamo di tutto in questo momento. Meet the Pats è una commedia d'animazione ambientata a Barcellona, inventata da due tedeschi residenti nella città catalana. Ed è qui che vivono nella finzione i personaggi, ma senza esseri umani. Hanno tutti le sembianze del Carlino e a un certo punto cominceranno a viaggiare e a incontrare gli umani. Abbiamo cominciato a disegnare personaggi ispirati ai nostri amici, che erano molto divertenti. Lulu, say something! Lulu! E quindi abbiamo scoperto il Cartoon Forum e abbiamo avuto l'idea di proporre una serie TV. Urbans è un progetto franco-canadese multimediale, concepito per la televisione, i tablet, i videogiochi e immagina la vita in una grande città dove il sesso è vietato a causa di un virus genetico mortale. Ragazze e ragazzi vivono separati e formano gang rivali. Qual è stata la reazione dopo la presentazione? Voglio essere molto onesto, sono molto contento. I'm a happy man. Credo che a un certo punto si possa in qualche modo uscire dallo schema del disegno animato per andare oltre, affinché lasci il segno. Spero che questo mondo continui a crescere e piacere a tutti. Diversi progetti hanno già trovato finanziamenti ed emittenti in questa edizione del Cartoon Forum. Puffin Rock è stato venduto al canale per ragazzi nato in Regno Unito Nickelodeon e alla TV pubblica irlandese. Coproduttore Cartoon Saloon, team irlandese di animazione nominato all'Oscar. Inoltre, la casa editrice britannica Penguin ha deciso di trasformare la serie in un libro. The Science of Botheration della società francese Vivement Lundi è stata la serie più popolare, con oltre 350 spettatori, un record nella storia del forum. Credo ci siano molti progetti fantastici per ogni tipo di audience, dai bambini della scuola materna agli adolescenti ai più grandi. Ci sono progetti per la prima serata, le animazioni per gli adulti sono molto ben rappresentate. Credo che la scelta quest'anno sia davvero straordinaria. Oh!